però strumentalizzare quello che è accaduto a Macerata, no, non ci sto neanch'io. E capisco le parole di Luigi quando ha detto facciamo silenzio perché su questi fatti c'è poco da dire. Risultato, però io voglio sfatare il fatto che Luigi ha preso meno voti di me, che dovevo essere io il premier perché abbiamo avuto una competizione su due basi votanti differenti. Io sono stata votata su base regionale, quindi la platea di chi poteva esprimere il suo voto a mio favore era molto più ampia rispetto a quella di Luigi, che invece è stato scelto su base di collegio. Però posso dire a Calderoli di stare tranquillo che eventualmente se quando saremo forza di governo mi proporrò al suo posto come presidente del Senato, così decidiamo insieme se mi ritiene valida anche come quel ruolo. È una battuta, perché so che Calderoli sta sperando molto nella vittoria del centrodestra per fare il presidente del Senato, quindi giochiamocela così. È una fase nuova che però non vede differente il mio ruolo. È una fase nuova perché il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere l'unica forza politica in questo momento di poter garantire al Paese un governo, perché effettivamente siamo gli unici che stanno correndo da soli, che ambiscono ad una percentuale di voti che ci possa consentire di votare da soli, e gli altri stanno tutti già decidendo vari inciuci. Io continuo a essere una cittadina prestata alla politica. Dopo questo mandato non farò più politica, perché nel nostro statuto è ben chiaro che noi possiamo fare al massimo due mandati e poi a casa. Quindi continuo a farlo con lo stesso impegno da cittadina, perché la visione del Movimento 5 Stelle è che finché all'interno delle istituzioni io cambio il paese che mi deve accogliere, avrò tutto l'interesse a fare delle leggi a vantaggio di coloro che stanno fuori. Io credo che la politica fatta fuori dalle istituzioni sia più significativa per il paese rispetto a quello che si riesce a fare all'interno delle istituzioni. Perché non immaginare che chi entra adesso in questa nuova legislatura possa tranquillamente prendere il posto mio, di Alessandro, di Luigi, e fare un lavoro altrettanto meritevole? Io non credo nella persona, io credo nel progetto. Questa non è vita. La politica, se la fai come la fa il Movimento 5 Stelle, è una missione. È una missione che assorbe tutto il tuo tempo, che ti stacca in parte anche dalla famiglia. Io voglio sistemare le cose per il paese, ma voglio tornare a essere una mamma, una lavoratrice con le mie garanzie e le mie tutele, non certo la precaria con il Jobs Act. Quello che è accaduto a Macerata è deprecabile, è inconcepibile. La cosa che mi spaventa è quando questi episodi vengono strumentalizzati per parlare di altre situazioni come l'immigrazione, che è un problema che riguarda la malagestio da parte della politica di un fenomeno che doveva essere governato piuttosto che subito. Per me quella persona è da mettere in galera, e se possiamo dimenticarci anche la chiave mi farebbe piacere. L'Italia ha una memoria un pochino corta, ma Buzzi, che dichiarava che sui migranti si guadagna più che sulla droga, sono fatti recenti di neanche 2 anni fa, che vedono il Partito Democratico coinvolto con più esponenti in una situazione in cui l'interesse non era né verso i migranti né verso i cittadini italiani, era l'interesse di fare cassa sulla pelle di povere persone, quindi più arrivavano meglio era. Qui fanno tutti i sapientoni, no? Loro sono i competenti, eppure hanno rivotato il Trattato di Dublino 3, che vede l'Italia di nuovo in una condizione disastrosa per la gestione dei migranti. Però strumentalizzare quello che è accaduto a Macerata, no, non ci sto neanch'io. E capisco le parole di Luigi quando ha detto facciamo silenzio perché su questi fatti c'è poco da dire. E ho visto questo sondaggio così cambiare così repentinamente in una settimana, dove Roberta era data molto vicina a Zingaretti e poi d'improvviso sotto di 9 punti, che mi lascia un po' perplessa, ma più che altro per quelle che sono le percezioni che riceviamo dalle persone che incontriamo quotidianamente, che non mi fanno percepire un feedback di questa distanza dall'attuale governatore. Tante volte si gioca su
alcune situazioni difficili da gestire da parte dell'amministrazione capitolina, e faccio riferimento alla spazzatura. Danno a noi la colpa di chiedere alla Regione Lazio quando è che dai seguito al nostro piano rifiuti in maniera tale che si possa gestire non più in emergenza ma in totale tranquillità la filiera dell'RSU. Però queste cose rimangono sui giornali come spazzatura in mezzo all'estate, nessuno dice Zingaretti, ma quando ti svegli? Io ho fatto le mie critiche quando è stato il momento, e mi sento oggi di fare anche un plauso a Virginia Raggi, perché non ha mai mollato, perché siamo credo la prima amministrazione che sta rimettendo mano a delle gare che sono finalmente gare pubbliche e trasparenti. Quindi chiedo ai romani di darci questi 5 anni di governo per dimostrare che tutto quello che abbiamo detto lo stiamo facendo e lo vogliamo fare bene.